Neanderthal, tieni il foglio, okay. Devo leggere. Fermo con le mani, Neanderthal, più basso, bravo, firmami, un momento importante. Vado? Sì. Registri? Sì. Sono pronto? Vai. Pardon. Perfetto. Ciao poveri, ciao poverissimi, ciao ceto medio. Questo è il mio video denuncia, condividetelo tutti se avete un cuore. So per certo che anche i poverissimi hanno un cuore, probabilmente un usato sicuro, ma ok, sempre un cuore. Gomagna. Sughetto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso con la camisa piena di... Magente! Oggi vi parlo del terribile maltrattamento minorile del quale sono stata vittima, ok? E allora mi sono rapita. Sto parlando di quelli che oltre ad essere portatori di bancomat pretendono essere anche i miei genitori. Ma come posso considerarli genitori se ostacolano la mia libertà di shopping? Punto di domanda, babetta. Una notizia praticamente incredibile. A Borgo San Sergio è stato smarrito un gratta e vinci da cui risulta nel codice univoco che potessi essere gratta e vinci da 2 milioni di euro. Se qualcuno ha delle notizie riguardo questo gratta e vinci... prima pronto? Telefonata, pronto? Sono Jurkic. Jurkic, benvenuto a Macete. Benvenuto, facile benvenuto. Sono Jurkic, cos'è? Benvenuto adesso, tutti sa dire benvenuto, facile, tutti. Allora, la chiamava riguardo questo argomento del gratta e vinci o forza, a caso? Per forza, mi sei svogliato dentro la finestra. Svolia un. Quindi la galera è gratta e vinci. Amico un. Se svolia dentro. La ha provato a vedere se è quel giusto. Non mi. Gratterò perché dice voi che devo grattare. Mi gratto e mi non gratto. A che mancassi? Cosa adesso? Mi. Ma voglio proprio vedere. Respira, lieve. Maestro. Cosa devo aprire? Siete già neanche respiri. State solo con le domande. Ho i dubbi. E prima di venire se devi lavare. Se sentiva, sai che ti avevi? Se sentiva che ti avevi i dubbi. Ascolta, dai. Un problema. Eso. Come fermo a sapere che questa qua è la verità, che questa spiritualità è giusta? Perché non magari un'altra religione può avere lo stesso valore, può avere una stessa credibilità? Perché siamo qua? Mica avevo fatto la stessa domanda io ganando, quindi tutta risposta. E se che un pochettino destato da questo suono fare un cazzo, me la dirà una testata. Ah, ho capito che forse è meglio che basta che faccio. Ok, io non la faccio questa domanda. Va oltre. Bello andare oltre. Oltre. Chi che mi obbliga a me di grattare gratta e vinci che ho qua davanti? Voglio proprio bene. Magari, non so, 2 milioni di euro, magari. Sia, 2 milioni di euro. Mi adesso, perché voi dite, puoi essermi adesso gratto. E se dopo invece, La ragione, in linea di principio, sì. È tutto vero, sì. Se dopo mi mette le tasse, andiamo a fare, voglio vedere, adesso. Però mi resta questo dubbio, però, maestro. Questi dubbi. E se ti hai dubbi, dimmi, che maestro sei qua, anche per i tuoi dubbi. Allora, sono un mio amico, sì. Che sei induista. Non ho fidarti. Come non fidarti? Non ho fidarti, gli induisti, perché ti hai visto se vesti male. E i condaballi, perché gli indumenti. Sa tutti, vedi che ti devo spiegare anche le cose semplici della cosa semplice della spiritualità. C'è spiritualità a livello zero, sta qua, sa? Okay. Neanche una. Non sta che dirmi anche agli altri, pare, perché se ti devi sentire un vergogno di sta roba un po'. Senti un vergogno. Avevo chiesto solo 46.000 euro di shopping. Allora sono rimasti sordi al mio grido di aiuto, ok? Quindi ve lo dico, papi. Stranullo, andropausa, bancomat, mami rifatta, mantenuta sintetica, ora basta! Maestro, dimmi. Ma lei nella vita ha frequentato altri percorsi spirituali, altre religioni, altre... Siamo passati tutti, figlio mio, mia mamma, che ci siete?
Mia mamma, buonanima, buonanima. Ah, si è morta, povera. No, speriamo che succeda, prima o dopo. Ah. Succederà, un po' che... Sì, questa cosa della scaramandica, te sa che dici che no, sì. Però... 2 lire di mone scarselle, insomma, sì. Questa cosa qua, no? Come che ti sei mai maestro? 2 lire di mone scarselle, ricordi questa roba qua? Che 2 lire di mone scarselle. Dalla prima pagina... L'inchiesta, cambio di sesso, più 20%, Trieste tra i 5 centri più accreditati d'Italia. Lunga lista d'attesa, boom, di donne che vogliono diventare uomini. Un'altra telefonata, pronto? Pronto! Oh, Faustina! Faustina, signora Faustina, Faustina, buongiorno, benissimo, grazie. Sì. La metro va bene? Molto bene, sì. Veramente... E Biasi, Oricini? Bellissimi, tondi. Che Biasi e la pettinatura? Mi sono fatta la pettinatura. Mamma mia, allora riguardo l'argomento. Riguardo l'argomento, la chiamava. Allora mi sono dimenticata di mettermi il scialle. Il scialle mio, la sa quel bel che go. Sì. E vado a mettermi. La vado a mettere il scialle. Vado, ciao e torno. Vado. Comunque ti stavo dicendo che mia mamma, che sta cosa, no? Che la aveva sta religione proprio spinta, perché lei era proprio della Chiesa Cattolica di Sciattista. Non sapevo che esistesse. Vedete che poi che esiste, i cattolici disfattisti, sei tanti. E la chiesa, cattolica disfattista, tanto che chiamano i miei due fratelli che chiamano Alfredo e Algelo, lo che chiamano quell'altro. Alfredo e Algelo. Sofferenza. Volevo stare in questa cosa qua. Signora Faustina? Adesso ho anche il scialle, mi sento più a mio agio. Sta molto meglio. Mi sono messa il bygone sotto i sky e tutte le cose belle. Benissimo. Che devi fare una donna, insomma, è brava. Eccoci. La aveva qualcosa da dire riguardo... Sì, no, volevo dire, e non so se sia riguardo di qualcosa, però forse l'ha messa a dir lei, ecco. La sa la mia amica del cuore? Come si Nella. Chiama? Vabbè, ok, sì, prego. Sì, certo. Non sarò più per voi la dolce comprensiva Greta, ok? Basta con le mie parole dolci. Voi avete ucciso la mia giovinezza con la vostra insensibilità. Siete i Rosalindo della mia infanzia. Tanto che la voleva chiamarla via Maria Assunta, però sarà troppo, Maria Assunta. Chiamiamo Maria Licenziata. Con la mia sorella si chiama Maria Licenziata. Maria Licenziata. Forse sta almeno Maria Cococò. Maria Licenziata che chiamate. Una via di mezzo, niente. Mia mamma era così. Cattolica di Sciattista, come quella che sei. Sei così. Sì, la dolcissima Nella. Ok, sì, dicevi. L'amica fa, per farmi una sorpresa, l'amica ha prenotato un'operazione. L'amica ha detto che dopo mi sentirò tanto meglio, sì. Perché l'ha detto, te sa, non te son ben così, te vedo un poco così con la vecchiaia te segati, che ha perso di qua, di là. L'amica ha detto, minco trova una bella operazione che te faccia par qualche centimetro. Benissimo. E noi speriamo che sta donna vada in un certo punto un'altra volta. Non tanto per l'eredità, ma quando perché così esce con la sua interiorità, capisci? Ah, arriva l'interiorità. Questo sei importante, sa. Sei importante. Un viaggio giorno, ultraterreno. Un giorno ti faccio fermare una cartina, sai che mi sono dimenticato questa cosa qua. Questo è il testamento che. Che ve lascio tutte le mie interiorità. Sì, boh, la carta di testamento del notaio ti costa un 700 euro, però sì. Me va giusto che devo una spesa uno di lavora, questo genere. Uno, è un lavoro, se il tuo lavoro è anche un investimento, un investimento dire. Sul tuo futuro interiore. Tanto che l'ha detto, ah, se potessi in qualche modo ciapparmi quei centimetri. Allora, grazie Faustina, grazie mille, grazie di sentirci. Eppure mi avevo chiesto solo 46.000 euro per Shopee. Bastava poco per accontentarmi. In fondo non vi ho chiesto di sacrificare il vostro corpo per me. Bastava un rene. Pronto, un'altra telefonata di me? Jurkic. Ecco, grattà. Alla fine, goce du, anche mi pecorò, sì, capisco. Vabbè, ma se anche mi goce du alle lobby, anche mi goce du ai poteri forti e niente, ecco grattà. Quindi che è successo? Ecco vinto. L'ha vinto? Sì, ecco vinto. 2 milioni di euro, signor Jurkic. Sì. Guarda, che faccio i complimenti perché adesso quando andrà a ritirare il premio sarà... No, mi non vado. E cosa, allora decidi che mi vado a ritirare il premio, ma neanche per sogno. Mi andare a fare sta roba, ma sai cosa che dico? Mi che dà col fuoco, mi lo bruso, cosa? Cosa? E cosa? Mi c'è cosa?
Oh, cosa son mi qua? Son qua per far contenti sti qua, amico, amico, già, mi non ho bisogno che mi dia questi qua, amico. Cosa? Ma scherziamo, mi sono qua in mia camera, faccio un post. Maestro. Dimma lì, ma mai che respira e basta, ogni tanto. Ma amico, i dubbi, amico, continuo a avere i dubbi. Boh, se dei dubbi, dimmi che te hai dubbi. Cioè, io la mia fonte di ispirazione, il sì, maestro, mi voglio chiedere, ma lei, la sua vita privata, lei la si sposa? Sposato. Sposato, se sposato, mi sono sposato. Sposato. Dio mio, guardami gli occhi. Tutti e tre, gli stessi, come bellissimo. Guardami gli occhi. Ma secondo te? Come dopo che sono sposata? Se, Dio mio, se volevo l'ergastolo, coppavo qualche dubbio. Se volevo l'ergastolo, coppavo qualche dubbio. Se mi sposo, che mi sono già sposato. Mi sono sposato. Sposato perché... Te dubbi di fare troppe domande. Faccio un post con il grande Vinci, dopo voglio vedere chi che dici. Voglio vedere chi che dici. E dopo lo bruso, voglio vedere chi che dici. Facile, uno che sta là e che dopo niente. Maestro. Ancora, dim. Maestro, ma lei è superstizioso. Ah, superstizioso. Ti ho già detto, 2 lire demoni scarsese è meglio a un certo punto che uno fa qualche cosa. No, perché sì. Nel 2020, che se fra sì, poco, sì, sì, sì. Se hanno bisestile. Questa cosa che se un anno bisestile lo sappiamo bene, che bisogna essere un po' così, perché se l'hanno sta roba del bisestile, anche te, secondo me, dite che sta cosa del bisestile, un po', dite sono un po' bisestile. Magari non te che ancora saputo, non te che ha capito, te che un po'. Bisex, ma quindi l'anno bisestile vuol dire. Sai quando ho capito? Quando che ti ha avuto questa cosa di sciogliere la bicicletta? Mico ho capito che là con la bicicletta. E quel giorno mi sono dimenticato sedile. Devo dire che sono scosso e deluso anche dal totale menefreghismo di grandparents. Ok? Nonno, ti sei dimenticato di quando con affetto ti sussurravo: ciao prostata, ciao protesi! Ho dovuto sciogliere la bicicletta perché non avevo più l'auto. Di questo dobbiamo parlare. Allora, di questo dobbiamo parlare perché veramente ti mi ha offeso. Ti mi ha dato l'auto? Sì. Ti mi ha dato l'auto perché mi dico dito, devo andare con un po' questa cosa dell'interiorità, liberare il mondo dell'interiorità. Devo andare in casino. Con la mia macchina? Sì, quanta benzina ieri era? Poca ieri benzina. Poca. È poca. Devo andare in casino. C'è mico sciolto l'auto, pensavo che sia il PM per andare almeno, non so, a Venezia. Non dico a Campione, ma almeno a Venezia ti mi dovevi far arrivare a andare. Mi ha toccato, porca miseria, là mi sono trovato con l'auto. Che figura. Non ho pensato. In mezzo alla strada, ho dovuto passare in autostrada. Cioè, ah, ma sei rimasta là? Sì, mezz'oretta sei rimasta là, poi si è passato io. Nonno, non ti ricordi di quando ti chiamavo con dolcezza? Ciao premorte, ciao amplifon! Come sempre, ritorna Macete News. Oggi leggeremo alcune notizie del quotidiano locale e vedremo se abbiamo degli interventi dei nostri ascoltatori. Intanto, sulla pagina Economia, notizia molto importante. Parla Renzo Isler. Così la Cina, frenata dai dazi di Trump, cerca sbocchi nel porto di Trieste. L'accordo con CCCC è un grande risultato, ma ora serve un disegno politico strategico con governo e regione Friuli Venezia Giulia. Vedo la prima telefonata, pronto? Sì, sono mia, sono Trump. Ascolta, se sti qua al territorio libero di Trump non metterà un bel niente, non farà nessun sbocco. Questa roba di sboccati mi fa abbastanza impressione. Non voglio che nessun cinese venga qua a far ste monade, va bene? Che va bene. Qua sono mica, qua sono territorio libero di Trump, se va fuori del Brexit, certe robe che te sa benissimo che abbiamo parlato. Certamente abbiamo già parlato. Ma cosa c'è CCCC? Cosa è sta roba? Adesso che leggo, CCCC è China Communications and Construction Company. Ti dico mica cosa che c'è CCCC, cosa cacchio combina si cinese? Ho solo tanto da imparare. Ad un certo punto, so, te cadendo da imparare, parecchio da imparare. Soprattutto da imparare a andare in bici ben, perché l'altro... Sì, no, non so più, ma tanto volevo liberarmi dei miei averi terreni. Allora ringraziami un poco. Grazie, maestro. Un po' di santa interiorità te mi darà dopo un atto che ho fatto che ti ha talmente tanto liberato. Da oggi ho deciso di cambiare famiglia, chiederò al signor Trump che mi adotti, ok? Lui sì che è un uomo generoso di cuore, uno che non si volta indietro per dei miseri 46.000 euro di scioppio, ok? Signor Trump, tra l'altro, proprio oggi volevamo mandare, che avevamo una registrazione che abbiamo fatto l'altro giorno in cui che avevamo consegnato finalmente un video Mi ricordo. Da una sua fan, no? Mi ricordo, sì, mi ricordo.
quindi è il momento di vederlo finalmente. Mani della mulona che mica tanto faccio emozionare. Molto coccola, mando il video, prego alla regia. Buonasera signor Trump, siamo qua oggi per un motivo speciale, oggi abbiamo una consegna. Un video messaggio per me. Bon, speriamo che non sia ciò di Rusini, che no. Sia robe belle, perché non go voi a fare sei mefalong in giro per il mondo. Guardi, noi non lo abbiamo ancora guardato questo messaggio. Su un messaggio da una fan di Greta Thunberg, no? C'è una fan, e praticamente c'è una fan che cerca di fare in modo di piacere alle persone per avere più follower, no? Però su un messaggio diretto per lei. Perché... se per me il messaggio? Sì. Bon. Posso mostrare che? Guardiamo quindi sta in diretta guarderemo con... Che... Mamma mia, c'è una roba quella là. Vado. Va. Che la sei superficiale, no? Superficiale, sì. Non la capissi, vabbè. Ciao sua sobrietà. Ciao umile. Ciao extension. Adottami. Sennò la tua risposta a quella ragazza vestita malissimo che ti attacca ingiustamente. Quella incosciente che considera l'ecologia più importante dello shopping. Come si può essere così tanto privi del cuore? Punto di domanda. Diventa il mio nonno Nanni dello shopping. E io ti sarò devotissima. Squacquerone, ti aspetto. Ciao, sono rapita. Salvami. Ok, help me. Sta roba mi ha toccato, ciò. Ha toccato, veramente. Povera figlia, sta muleta. Ma come si fa a non dare 46.000 euro per andare a fare una spesuzza? Ma che penso ma che come me... si fa a fare una roba del genere? Guarda che sei genitori in giro. Guarda, mi te chiedo, che chiediamo sta muleta. Mandimi al punto dove che sei i genitori, dove che sei la casa, mandimi. Lei vuol convincerli? No, bombardarli. Volessi bombardarli, che tiro su un qualcosa. Voglio vedere. Direttamente dal satellite, boom. Buttiamo... Le soluzioni sì, veloci. Bisogna trovare soluzioni subito. Comunque sì, va bene, fermo sta roba. Ciolemo, questo ti dico. Robeca in castagna, eh? Sì, barbetta, facile. Ahino, lui si alza e va via. Facile, uno si alza e va via. E intanto mi qua, chi è il cratavice? Mio ti. E chi sei complice? Mio ti. Ti son complice, mio son complice. Mi non ghiaccio a questi qua. Oh, sì, allora, bravi, applausoni, cratavice. Lo bruso. Macete è un programma evidentemente prodotto da... Le culatte. Mole. Zeccio di Rosini. Ho i dubbi. Vabbè, Dio mio, lavite prima di venire. E lui in tutta risposta. E che cazzana d'estate, perché capite? Buon'anima mia mamma. Buon'anima. Sei morta? No. Speravo. mia mamma, buon'anima. Ah, sei morta? No. Spero. Magari un giorno. Dai, di nuovo. No, ecco, ci vuole dire. Mi sposato. Guardami negli occhi, tutti e tre, le rive. Dio mio. Lui mi è colpa, mi sono detto ridere, lui è stupido. Dio mio. Guardami negli occhi, tutti e tre, se ti devi essere veloce. Okay. Tutti e tre gli occhi, velocemente. Dio mio. Amici, grazie a Dio che questa roba va nei bloopers, se no fossimo finiti tutta la giornata. Dai.